doesn't fit me. Show me. It doesn't fit. No. Look how tiny it is. Fai vedere? One of the teachers made it. Teachers just put these and cut it out, but I colored it in. Cos'è? Un principe, un king? È un re. No, it's a celebration party. Ah, è per una festa. Ho capito. Coloriamo? No colors except all of the ones here. Okay. But you can't use blue. Ready? Cosa colori di verde? We're coloring someone. Oh. Mommy, there was white on the hat. Oh, l'hai fatto te? No. Che cosa? Hello. Allora, amore, metti latte, milk 350 ml, two hands. Bravissima. Aspetta. Io faccio l'aiuto cuoco su chef. Intanto stiamo anche facendo la pasta al pesto per stasera. Grazie. Wait, one more. Save 2 grams. Quanto metto via, 5, 5. Big scoop. Ancora due, Sofì? 5. Ah, 5. Perfetto. I can get it, said Kipper. I can get it. But Kipper got stuck. Quick, get me out. I got a lovely story. That's very kind, Ba. We're going to do my video now. Okay, now let's get started. Biff ran to get Dad. Quick, Quinn, quick, quick. What is it? Kipper is stuck, says Biff. I can get him out, said Dad. Ouch, ouch. Because it's going to be interesting. How do you think it's going to be? Like quack, quack or tickety tick, tick? I can get him out, said Dad. He is still stuck, said Biff. Dad rang Mum. Quick, quick. What is it? Kipper is stuck, said Dad. Is that Mum? Oh, no, it's not. No, Mum got it. Mum is right here. Mm-hmm. Can you see her? Yeah. Right there. Yeah. If you're wondering what will happen next, do you know what will happen next? Will it be a chicken who ate the fence and then he was free, but then the chicken got stuck in the fence and the hamburger and the football again and... Dad got stuck in the fence. I mean, we're like another person went stuck in the fence, or the whole entire family got stuck in the fence. So let's see what is happening. Mum got a big stick. Will this do it? Ouch, said Kipper. I'm still stuck. Do you know what will happen? Yes, I know what will happen because I've already read this book. Say,
on 2 days. Wilmer ran to get her dad. Quick, quick, what is it? Kipper is stuck, said Wilmer. Wilmer's dad got his jack. This jack will get him out. This is the jack. Kipper got out. I can get the ball. No. What did you guess? If you thought Chad, put a thumbs up and send us a video. But if you just thought the whole entire family, sorry, you could post out a video like you have to say, sorry, you don't post a video to us. You just have to, if you got it wrong, don't do anything. No videos. You can do a picture of this book. And this book is called Quick, Quick. Can you see it? Quick, Quick. So, I know what she's there. Okay. I know what she's there. There's a rainbow. Rainbow shoes. Rainbow shoes. Rainbow shoes. Yeah, I was right. Ti piacciono? Yeah. Ti piacciono? L'ho visto. Ma ti piacciono tanto o poco? Tanto. Fai vedere? Dobbiamo metterci gli stickers dentro con i nomi. Perché le altre si sono rotte. Aveva ragione la ragazza, la mamma che mi ha scritto nell'altro video e ha detto: Sara, non prendere quelle lì perché a noi ci si sono rotte. Abbiamo preso queste della Clarks, belle. Belle, belle, belle. Qua dentro questo pacco. Praticamente è uno spray magico. Can I spray your hair? No, non è per i capelli. It's not for the hair. It's for the shoes. And it's a rain and stain protector. So tomorrow morning, before leaving the house, we spray this one on your shoes. And they're going to get waterproof. Waterproof shoes with this one. Okay? Yes! Are we doing this together? Yeah! Allora, ho appena mandato Sofia a dormire e adesso mi metto a applicare 2 sticker, questi che avevo comprato da Labels for School con il nome e il cognome della Sofì, e li metto qua dentro così almeno non perdiamo le scarpette. E vi dicevo che in un altro vlog ho dovuto comprare di nuovo le scarpe. Queste sono di questo modello molto molto carino, devo dire, H-Beam, e le ho pagate £45, quindi diciamo non poco. Perché guardate cosa mi è successo con le altre. Ta-dan. Cioè, la scuola è appena cominciata e le scarpe di Shoes On, aveva ragione la ragazza che me l'aveva scritto, non sono durate. Si è staccato il nasino in tutte e due e la finta pelle è comunque venuta via in una maniera disastrosa. Cosa che comunque con le scarpe di Clarks non ci è mai successo. Tra l'altro queste sono super carine e le ho dovute ordinare online perché non c'erano in qualsiasi centro commerciale che aveva Clarks, non le trovavo. Comunque sono molto carine e per non sprecare i £5 di spedizione ho comprato questo, ho letto delle reviews, è un protettore, va appunto applicato tramite lo spray sulla scarpa e c'è scritto che protegge dalla pioggia e da qualsiasi tipo di macchia e anche dalle macchie protegge, quindi vediamo, spero che funzioni perché qua sta piovendo. Infatti non so se avete visto prima, ma io ho tirato fuori questo pigiama peluscioso. Comunque ora metto gli stickers e poi vado a nonna. Anzi, devo ancora scrivere una cosa. Dicevo, prima di dimenticarmi, la Sofia
ci ha letto il libro e devo scrivere assolutamente qua un commento. Questo è il suo quadernino di scuola che aveva anche l'anno scorso, ha già colorato il libro che ha letto stasera e io qua vado a scrivere il commento di come ha letto, magari se ci sono degli errori, delle parole che ha trovato un po' più difficili, così appunto a scuola la maestra è informata. Hanno tanti bambini in classe, quindi questo gli permette di rimanere nel loop di chi legge e quanto si legge. E niente, ora scrivo questo e poi metto i libri nello zaino della Sofia e si va a dormire. Inaspettatamente Sophie, c'è il sole oggi. Look at my shoes, the rainbow. Okay, rainbow, rip it. The baby. Cosa vuoi dire questa mattina prima della scuola? I like gymnastics. You like gymnastics? Yeah. Oh, <c'è troppo>. Allora, pausa pranzo, io la passo ad andare a prendere le cose che servono velocemente. Quando servono, e sono andata da Tesco, ho comprato queste da Sofì perché sono finiti e sono praticamente degli yogurt da bere e sono, non so se questo, in questi flaconcini, ecco, morbidi, c'è del yogurt alla fragola e a lei piace berselo dopo scuola. Poi abbiamo tre banane per un totale di 47 centesimi. Del macinato, 5% di grasso, così stasera faccio il ragù. Volevo un succo, questo credo che l'ho pagato 1,50, e credo che sia nuovo, 100% succo di apple, lemon and ginger juice, mela, limone e ginger, quindi mi interessava. Tra l'altro gli zuccheri sono evidenziati in giallo, con zero grassi, buono. Abbiamo una mozzarella perché domani, che è venerdì, voglio fare la pizza con la Sophie, quella della Lidl, semmai ve la farò vedere, però credo in un altro vlog perché dobbiamo ancora chiacchierare, devo far vedere una cosa tra poco. Questi che non mancano mai, raspberries, lamponi, ho imparato negli anni. E poi questi perché erano in offerta, costavano 5 pound, sono per il caffè, cappuccino, tè, pagati 2, fatti di vetro, sono molto molto belli, devo dire, una qualità eccellente, infatti c'è anche scritto qua, excellent houseware. E niente, sono 3 pezzi, li ho trovati nel reparto delle offerte, ho detto, visto che ne bevo tanto e non ne ho di trasparenti, perché sapete questa qua, vediamo se c'è... si è asciugata, quella di Timu me l'ha fregata la Sophie, scusate, devo ancora asciugarla questa qua, quindi gliela do più che volentieri. E quindi io volevo qualcos'altro trasparente e queste sono un'ottima opzione. Poi 2 pound da 5 pound ho detto mie, quindi questa è stata la mini spesina veloce. Fondamentalmente sono andata per la frutta e la mince.
Buongiorno da me, da pancakes che abbiamo fatto ieri. Oggi devo lavare i capelli. Ho già fatto diversi meeting. Ho fatto delle cose lì al computer. Tra l'altro lì pensavo di mettere un separé nell'angolo, perché ho il computer con il salotto che è proprio open space, diciamo. Quindi volevo creare una sorta di barriera, giusto per creare una sorta di stacco tra il lavoro e il relax post lavoro quando arriva Sofia, eccetera. Quindi volevo creare una sorta di separé e devo ancora mettere quel quadro, perché non so, siccome è molto ampio il salotto, non so dove mettere il quadro per come punto di riferimento, che poi è un canvas. Probabilmente lo metterò qua dove c'è il sofà. Non so, tra l'altro questo è piccolo, però mi ci trovo bene perché è un sofa bed e se qualcuno viene e vuole dormire, questo è utilissimo, quindi non voglio sbarazzarmene, è molto molto comodo, l'ho preso da Argos. Comunque, questa mattina vorrei terminare il video, visto che tanto mi devo lavare i capelli, quindi ho messo un po' di olio di rosmarino. Tra l'altro mi è arrivato anche un pacco, che ve lo faccio vedere, della Decathlon. Perché questo fine settimana andiamo a fare ballet. Ho preso tre cosine giusto in croce da Decathlon e le serviranno appunto per questo weekend al ballet. Ve le faccio vedere ora perché so già che dopo, quando gliele faccio vedere, le metterà subito, quindi ve le faccio vedere adesso. Il primo è un tutù e hanno questo qua standard con la mutandina attaccata, molto carino. Io l'ho preso in una taglia 5-6 anni. Sono bellissime le bimbine che sono lì a fare danza classica, tutte vestite di rosa con la cipolla così, troppo troppo belle. Quindi questo è il tutù fatto molto molto bene. Poi abbiamo le scarpette, che in realtà stavo guardando anche da Amazon, ma non mi convincevano, perché ho detto le prendo da Decathlon, perché comunque, cioè, lo conosciamo tutti Decathlon e è appunto forse una delle piattaforme migliori appunto per le scarpe, quindi le ho preso queste semplici ballerine antiscivolo, soprattutto perché su quel parquet una bambina l'altro giorno ha fatto un tuffo che non vi dico niente, povera patatona, e hanno la banda, molto molto carine, spero che le stiano. Ora vado a misurarle con, ma penso di sì, spero. Metti caso che non le stiano, le rimando indietro e faccio proprio un ordine veloce su Amazon, ma speriamo che le stiano. E l'ultima cosa, in realtà ho fatto una mezza cavolata, però ho pensato gliele prendo giusto nel caso. Gliele ho prese anche da Primark, però le ho volute prendere anche queste, che in realtà sono solo un paio di collant per ballerine in questa colorazione, che dovrebbe essere Pink Girl. Quindi questo era tutto quello che volevo dire barra far vedere. Ora torno a lavoro, mi devo anche finire tra una chiacchiera e l'altra il tè che ho fatto, non ho ancora finito. Ora... Story of my life, è diventato ghiacciato. Vi saluto e vi ringrazio per aver seguito anche oggi il nostro vlog. Un bacione.